Confectionery è un termine in inglese che racchiude tutti i prodotti a base zucchero. Qualche volta gli inglesi comprendono anche il cioccolato. In Italia qualche volta è tradotto pastigliaggi, ma poi vedremo che sono una sola categoria. Comunque, in questa prima parte oggi parleremo di due tipi di caramelle, le caramelle dure e le caramelle mou. Se guardiamo il mondo del confectionery, in generale, in totale, vediamo che il cioccolato è un quarto di tutto il prodotto. Se poi sommiamo anche le scatole di cioccolatini, vediamo che è quasi il 50%. Le caramelle, vediamo, sono suddivise in tanti piccoli gruppi. Quanto è il consumo di zucche di confetteria nel mondo? Ecco, vedete che noi siamo su questa statistica, le statistiche possono ovviamente avere diverse fonti di informazione e quindi essere diverse. Comunque diciamo che in Italia abbiamo circa un consumo di 2 kg pro capite, quando negli Stati Uniti, vedete, siamo su 12 kg. Quindi quando si dice che in Italia mangiamo tanti dolci, secondo me non è proprio vero. Comunque vedete che la grossa crescita è legata al cioccolato. Diciamo che le caramelle abbiamo dei consumi più o meno stabili, non cresciamo in grande quantità, mentre il cioccolato è in forte ascesa in tutto il mondo. Diciamo in Italia la produzione è circa di un miliardo di euro, parliamo di confetteria, quindi parliamo di senza il cioccolato, e come vedete c'è anche una grande importazione che supera la nostra esportazione. Nella comunità europea, questo è un ritornello che torna sempre, il paese dove si mangia più dolci è la Germania, seguito dall'Inghilterra e poi dalla Francia. E poi veniamo noi, vabbè, qui c'è l'Olanda che ci supera leggermente. Però questa è una ripetizione in molti settori alimentari. Germania, Inghilterra, Francia e Italia. Se andiamo invece, stiamo in Italia, il campo della confetteria è suddiviso in diverse tipologie, dove vedete che le quantità sono molto, molto diverse, vedete che i gommosi, i pastigliaggi sono quelli che fanno la parte del leone. E quello che dobbiamo guardare è anche la cifra pagata per chilogrammo di prodotto. È ovvio che i marroni canditi e i canditi, i marroni glacé e i canditi, sono quelli che vengono venduti a un prezzo più elevato, circa 18 euro al chilo. Le caramelle sfuse, sono il prodotto, è diventata una commodity e il prezzo medio è di circa 3,07 € al chilo. Aspetta che mi devo pulire l'occhio, se no non ci vedo. Il mercato italiano delle caramelle, vedete, è suddiviso tra dei grossi player. Il primo è Perfetti, il secondo è Sperlari, che qui è ancora segnato al gruppo Cloetta, ma settimana scorsa è passata di mano un'altra volta. Poi abbiamo le La Dufour, l'Haribo che è austriaco e poi abbiamo Ferrero e gli altri. Perché Ferrero è così basso? Perché Ferrero fino a 2 anni fa aveva solo un prodotto che era il prodotto Tic Tac che tutti voi conoscete. Queste sono le principali indicazioni delle aziende più importanti in Italia. Ovviamente il fatturato è la Perfetti, al secondo posto c'è Dolphin, che è una ditta siciliana, ma in questo fatturato sono presenti dei ghiaccioli, sono presenti dei succhi di frutta, quindi ci sono comprese altre cose.
E poi al terzo posto vedete la Dufour. Ambrosoli, che fa un prodotto basato solo sul miele, ha comunque un 30 milioni di fatturato, che non è poca, poca cosa. Vedete che non c'è un grosso avanzamento di fatturato negli ultimi 3 anni, anzi direi che alcuni fanno fatica a mantenere le loro posizioni. In effetti, a livello nutrizionale, gli zuccheri sono stati un po' maltrattati e in effetti a livello mondiale c'è un leggero calo o un mantenimento delle posizioni. I confectionery comprendono tantissimi prodotti. Io qui vi ho elencato i principali, ma ce ne sono altri. La prima categoria l'ho chiamata zuccheri cotti, quindi abbiamo le caramelle dure, sono quelle proprio a più basso prezzo, le caramelle ripiene, abbiamo visto appena adesso ripieno col miele, ma ci possono essere dentro degli altri sciroppi alla frutta o addirittura al liquore. E poi le caramelle sfogliate, cioè uno strato di zucchero e glucosio, viene messo poi un altro strato di, ad esempio, pasta di nocciole, un altro strato di zucchero di caramella e ripiegati su se stesso. La lavorazione è molto complicata, sono buonissime e oggi si fa fatica a trovarle sul mercato. Poi abbiamo le caramelle Mou, vedremo una piccola aggiunta dello zucchero cotto della prima categoria, aggiunto semplicemente un po' di latte, cambia totalmente la struttura. E abbiamo le caramelle Mou, le caramelle toffee e le paste da masticare che poi vedremo più avanti. Altre caramelle ci sono quelle bassinate, cioè trattate in una apparecchiatura che si chiama bassina. Si parte da un interno e sopra si creano, attraverso questa bassinatura, si creano intorno degli strati. Quindi il caso tipico è il confetto. Dalla mandorla si mette una mandorla e vengono fatti una serie di strati di zucchero intorno alla mandorla. Si può avere anche dei confetti, come vedete, addirittura argentati o ricoperti d'oro. Poi ci sono altri articoli bassinati, potete avere un uovo di cioccolato vuoto dentro che viene bassinato e forma uno strato esterno di zucchero. Poi ci sono i fondant. I fondant sono un prodotto diverso, è uno strato di zuccheri, uno stato non perfettamente stazionario, per cui tendono a diventare duri, ma che danno una loro struttura, come vedremo successivamente. Poi abbiamo le gomme alla liquirizia, poi abbiamo il marshmallow. Il marshmallow in Italia non è mai andato, è simile a una meringa cotta. Ha trovato un po' di diffusione grazie ai media, perché spesso si vedono, no, nei film americani, davanti al barbecue, infilzare con una sticciola di legno questi marshmallow e metterli sul fuoco. Così facendo si tiene un gusto particolare caramellizzato che ha trovato un certo favore nei giovani anche qui in Italia. Poi abbiamo le gelatine, tutti conoscono gli orsetti, le varie forme, no, di cui Haribo è stato il grande maestro. E poi possiamo avere anche dei bonbon al cuore, delle piccole, diciamo, prodotti a base di zucchero con del liquore dentro che viene poi bassinato. Abbiamo poi il torrone. Il torrone è con l'aggiunta di albume allo zucchero e al glucosio, possiamo ottenere una certa fase aerata, lasciandogli una certa umidità, ottenere una durezza più o meno spinta. Poi abbiamo le pastiglie alla menta, le vedremo dopo, sono fatte con la gomma ad agante. Poi abbiamo la frutta candita, di cui
l'archetipo è il marron glacé. Ma di prodotti di confezione ce ne sono altri. La pasta mandorla, tutti voi siete stati in Sicilia e vi ricorderete, no? Tutti i diversi personaggi vegetali, frutta fatti con la pasta mandorla. Tutti da bambino avrete mangiato le stringhe di liquirizia. E infine c'è un altro capitolo di prodotti che la base degli ingredienti è diversa dai precedenti, che sono il chewing gum sotto forma di lestrina o di bassinati e il bubblegum che sarebbe una gomma particolarmente flessibile per formare, no, delle bolle, un chewing gum gonfiabile. Quindi questa è l'entrata di una catena di cinema che magari avrete già visto, no, dove sono raffigurate tutta una serie di caramelle che si differenziano per il loro contenuto di umidità e per le fasi che ci sono internamente. Le caramelle dure sono un cristallo, c'è cioè una fase solida, unica, e l'umidità è molto bassa. Tendono ad assorbire umidità, ma si forma sullo strato esterno una specie di strato che impedisce la continua attrazione d'acqua. Poi ci sono le gelatine che a loro volta invece sono al loro opposto, hanno un contenuto di umidità di 20-22%, anche quelle sono in una fase sola. Poi, no, abbiamo altri prodotti, abbiamo detto il torrone, dove c'è sia la fase cristallina, ma anche una fase gassosa, perché c'è dentro una grande quantità d'acqua, no? E così via, vedremo poi che il fondant è una fase liquida in cui ci sono dei cristalli di zucchero sospesi e l'umidità è sul 12-13%, che è un equilibrio, come ho detto, molto instabile e che evaporando fa sì che il fondant diventi duro e perde le sue particolari caratteristiche sensoriali. Quindi, se prendiamo quest'altra immagine, noi abbiamo dall'alto verso il basso che l'umidità va ovviamente aumentando e invece viceversa, andando dal basso verso l'alto, abbiamo lo zucchero che pure va aumentando. Quindi le compresse non sono altro che praticamente dei contenuti, hanno un contenuto enorme di zucchero. Mentre le gelatine, come abbiamo detto, oltre a degli agenti gelificanti, che può essere la gelatina, ma poi vedremo che c'è la gomma arabica, la gomma tara, ci possono essere altre combinazioni, abbiamo un grosso contenuto di acqua e quindi un minore contenuto di zucchero. Quello che interessa per quanto riguarda la conservabilità è l'umidità relativa di equilibrio. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho un prodotto che non perde né acquista umidità, vuol dire che è in equilibrio con l'umidità dell'ambiente che lo circonda. Quindi se qui intorno abbiamo un marzapane che non perde né acquista umidità, vuol dire che qui c'è grosso modo un 70-75% di umidità relativa nel nostro ambiente. Allora, se guardiamo il nostro elenco, abbiamo le caramelle dure che hanno umidità molto basse. Cosa vuol dire? Che se noi le scartiamo, le mettiamo qua sul tavolo, domani sono tutte appiccicose. Perché? Perché loro hanno un'attività dell'acqua che è in equilibrio con 20, qui c'è il 70, tenderanno ad assorbire e tenderanno ad diventare appiccicose. Quindi le caramelle assolutamente devono essere incartate. E vedremo con un doppio incarto, perché uno serve da separarlo e l'altro serve invece da barriera all'entrata di umidità. Altre caramelle come la liquirizia, le gelatine, il marzapane, anche il marshmallow, hanno un'umidità che è più o meno di equilibrio, che è uguale a quell'ambiente, per quello che hanno di solito anche una vita piuttosto lunga. Molte di queste caramelle noi diamo anche 2 anni. Il cioccolato, vedete che ha un'umidità relativa di 30-35, tenderebbe ad assorbire l'umidità, però il cioccolato ha tanto grasso, quindi
L'acqua è attratta, però il grasso forma come un strato impermeabile e quindi per raggiungere l'equilibrio ci vuole molto, molto, molto tempo.